faccio strada, se permettete. In questa sala arrivano tutte le informazioni. E adesso, come vede, abbiamo 2180 navi, giusto, che sono quelle che sono in movimento intorno. Qui ovviamente vengono delle regioni, e qui c'è da fare un discorso, cioè alcune regioni sono, come dire, civile è un ciclo, no? Che è quello della previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza, rientro nell'ordinario. Qui si fa previsione, in particolar modo la previsione meteorologica. Qui ci sono colleghi che lavorano al centro di Procura della Repubblica dicendo: caro Presidente, è ora che voi vi dotiate di un centro problemi. Da quest'altro lato vede gli effetti al suolo, il bollettino che poi vedremo con la mappa neve e su. Ovviamente che avevamo di repertorio. Possiamo andare avanti? Parto sismico. Allora, il nostro dirigente Nicoletti. Allora, qui abbiamo praticamente quella che vede a sinistra, la prima, è la mappa della pericolosità sismica. Crollate, il numero di abitazioni inagibili e i residenti nelle abitazioni crollate. Quindi ci dà anche un'idea delle possibili vittime dell'evento. I possibili danni. C'è un collegamento. Qui c'è il monitoraggio dei nostri vulcani, Stromboli, Etna e ovviamente i campi Pelagrei. E anche dei parametri geochimici, emissione di CO2, SO2 e in particolare anche di elio, che è un chiaro indicatore. Però comunque l'ha tenuto sotto osservazione, e abbiamo tutta la parte delle emissioni a Pisciarelli, la solfatara, che è un esempio. Sì. Grazie. Grazie. Un privilegio. Un po' abusivo. No, è giusto. Grazie. La protezione civile siamo tutti noi e lei. Grazie.